Buongiorno a tutti, sono felice, sono contento di essere venuto qua a Sanremo, di aver parlato parecchio con la dirigenza, il presidente, e mi hanno proposto un programma triennale, come si diceva prima, potrebbe essere anche più lungo, in base soprattutto anche a quello che si riesce a fare. Mi ha preso molto, mi ha colpito molto e abbiamo lavorato in questo breve periodo, ma molto intenso, strettamente sul livello organizzativo, perché è la cosa che penso sia fondamentale per raggiungere poi dei risultati e ottenere qualcosa di positivo. Penso sia la base di ogni cosa, di ogni azienda, di ogni cosa si voglia fare per fare in modo che le cose vadano bene. E quindi mi ha veramente anche colpito il fatto che comunque avevo la possibilità di esprimere anche quelle che sono le mie idee a livello giovanile. Si parla molto adesso in questo periodo qua, giornali, televisioni, tutto quanto, si parla sempre di rifare il calcio, di rifare il settore giovanile, di rifare però concretamente, secondo me se ne parla da parecchio tempo, ma a livello pratico poi si fa poco o niente. E credo sia per noi, assieme a Valentina, abbiamo parlato molto di questa cosa qua, motivo così di esporre con gli allenatori, che come prima persona che abbiamo chiamato, mi ha dato subito la disponibilità da grande persona, da un amico che è Pino Fichiera, che ha esperienza e si sposa molto su quelle che sono le nostre idee, sui ragazzi, sul settore giovanile, su come devono, secondo me, crescere, iniziare, perché la fortuna che abbiamo avuto io e Valentino di aver allenato le prime squadre, quindi sappiamo benissimo come arrivano e come, dato che ci sono anche delle regole da rispettare, come arrivano questi ragazzi a giocare in prima squadra. Ne arrivano di bravi, ne arrivano meno bravi, però abbiamo notato che a tutti, manca un qualcosa. Quel qualcosa, secondo me, va ricercato al di sotto, da come iniziano soprattutto, perché notiamo, perché noi siamo passati prima, siamo cresciuti in settore giovanile, se abbiamo giocato anche, abbiamo avuto la fortuna di giocare a un certo livello perché avevamo un qualcosa di base. Qui mancano, soprattutto sui ragazzi più giovani, mancano un po' le basi, come stare in un gruppo, come vivere in un gruppo, come queste cose fondamentali, come accettare una sconfitta, come vivere una vittoria, come fare un sacrificio, qual è un obiettivo, sono tutte situazioni come lasciarsi le scarpe, io vedo tante volte sono esempi stupidi.